Sì, sì, no, ok. Padiglione 1 praticamente è un evento internazionale. La AIDO, che è International Dance Organization, è l'evento praticamente con lo show dance, quello è un evento internazionale proprio, viene sono otto nazioni praticamente. Ma su che genere ballano? È uno show dance questo qua, cioè? Praticamente show dance è un insieme di discipline, sono balli di gruppo, tra virgolette, se vogliamo utilizzare un termine più conosciuto, ma è un... sì, esatto, più che altro su quello che è lo show, non realmente, esattamente. Questa è una coppa del mondo. Ok. Coppa del mondo. Mentre per quanto riguarda il padiglione 2 l'evento nazionale, perché comunque la Federazione Italiana Danza Sportiva all'interno di questo contesto ha i propri campionati italiani assoluti per disciplina. Nel padiglione 2 sono gli show dance, anche lì sono praticamente gli show portati in gara. Mentre padiglione 3, dall'altra parte, ci sono tutte le discipline che sono dal boogie boogie, elettro boogie, hip hop, no, questo se volete lo lascio, non è un problema. Ah, magari hip hop, faccio una foto. Sì, vabbè, non è un problema, te lo lascio anche. Quindi boogie, elettro boogie, tutti gli orari e tutto, hip hop, tutto quello che è. Perfetto. Basta, tutto. Sono uno e due. Vedi questo qui? Allora, questo qui, sì, questo butto non ti serve, finale. Quindi questo qui è il padiglione nero, che è il 3 dall'altra parte. Nero, il 3. Che sono questi? Sì. Questo è il padiglione 2, che è quello di fronte, che è il blu, e c'è il synchro dance, quello che ti dicevo. Appunto. Posso prenderlo? Sì. Qua vedi. L'uno non c'è? No, l'uno non ce l'ho perché è internazionale, quindi internazionale. Magari, dall'una e mezza si parte e vanno con avanti. Con le danze. Esatto. Fino alle 8. C'è qualche ospite, qualche cosa importante? Questo bisogna chiedere a loro, perché ieri c'era Christian De Sica, piuttosto che Paganini, il maestro Paganini. Ah, pure Paganini, cioè. Qui vedi, cosa importante per voi, qua poi anche a sorpresa tecnica, no, sì, esatto. Under 15, under 11, bravo. Perfetto. Under 16, magari ti può disturbare. Allora, io ti ripeto, noi hanno tutte liberatorie fermate, tutte liberatorie per riprenderti, comunque non è un problema, perché comunque come federazione abbiamo questo. Ma poi insomma. Esatto. E basta. Non c'è niente di particolare, va benissimo. Sta il presidente federale? Sì. Chi è? Presidente Zamblera. Zamblera. Sì. Presidente federale della Federazione Italiana Danza Sportiva. Federazione Italiana Zamblera, Federazione Italiana Zamblera, Federazione Italiana Danza Sportiva. Benissimo. Allora, io farei fare una cosa, se vuoi, facciamo un'intervista a Luca. Sì. Se c'è il fondo rosso, non problema. No. Zamblera Federazione Italiana Danza Sportiva. Sì. Allora, buongiorno, Cristian Zamblera, presidente? Presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva, avvicinati. E buongiorno a tutti, siamo con Cristian Zamblera, presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva. Qui siamo alla Nuova Fiera di Roma, allo show Dance 2014, un primo evento del genere qui a Roma. Sì, per noi sono i campionati italiani assoluti. Noi celebriamo nel contesto di Roma Dance Show i campionati italiani assoluti delle danze freestyle, jazz, caraibiche, argentine, edizione 2014. Per noi aver creato questo contesto e questo contenitore con la collaborazione di Shone e di altri partner istituzionali ha rappresentato l'occasione per entrare anche nella nuova Fiera di Roma, perché non eravamo mai entrati ancora come Federazione Italiana Danza Sportiva, con un evento che chiama in pista grande pubblico e per noi rappresenta soprattutto il momento di selezione dei migliori campioni per i campionati europei e i campionati del mondo edizione 2014-2015. Quanti ballerini ci saranno a questa prima selezione? Sono tutti ballerini di top level e sono circa 1500 atleti che si contenderanno il titolo di campione italiano assoluto 2014. E tra questi appunto campioni italiani poi andranno ai campionati europei, dove si svolgeranno? Diciamo che quest'anno sono in Germania. Germania. Ogni nazione ogni anno cerca di accaparrarsi i campionati, il nostro campionato di punta è quest'anno in Germania. L'Italia com'è messa sulla danza a livello competitivo?
Nel contesto internazionale, non per vantarci, noi la Russia siamo i migliori. Siamo i maggiori player perché abbiamo il maggior numero di atleti praticanti e abbiamo poi gli atleti talentuosi. Sicuramente la creatività e la musicalità degli atleti italiani non ha paragoni. Siamo i migliori, diciamo, su ogni genere o su un genere in particolare? Forse credo nel classico i russi, no? Sono i migliori da sempre. Nelle penso. Danze di coppia, nelle danze caraibiche, nelle danze standard, danze latinoamericane, siamo i migliori. Benissimo, e quindi c'è anche un'affluenza di pubblico, no? C'è un oggi e domani, ricordiamo oggi è appunto 10 maggio se non erro, domani è 11 maggio, c'è stato anche venerdì, abbiamo avuto degli ospiti importanti, come sta andando l'affluenza, tenendo anche presente il fatto che questo è il primo anno? Al di sopra delle aspettative perché veramente pensiamo di avere, a contare circa 11.000 persone in soli 3 giorni, anzi 2 giorni e mezzo, è veramente tanto. Bene, allora in bocca al lupo, lo ringraziamo, buon lavoro, arrivederci. Arrivederci a voi. Grazie.